Grazie innanzitutto per questo invito. Sì, vorrei parlare di città, sì, di metropoli. Questo titolo, disegnare, progettare la città oggi, secondo me apre due traiettorie, due percorsi. La prima, quella di progettare la città di oggi, cioè quella nella quale noi viviamo, camminiamo, lavoriamo, quello spazio. Però allo stesso tempo, disegnando questo spazio, oggi, ci dobbiamo porre dei problemi di lungo periodo. Dobbiamo veramente immaginare questa transizione complessa, urbana, diciamo, però soprattutto societale, economica, ecologica. E mi chiedo se quando diciamo città abbiamo tutti in mente la stessa cosa. Città oggi è, per esempio, questa città-territorio che si muove tra questo che vedete in fondo è il lago di Ginevra, il Lemano, da Losanna o da Ginevra fino a Zurigo. Questo oggetto è una città-territorio, composta di tante cose differenti. Oppure questa città è l'area metropolitana di Venezia. Vedete Venezia in mezzo alla laguna, ma vediamo anche tutto il resto. Oggi quando parliamo di città, parliamo di questo, non parliamo solo della parte più consolidata, più compatta, più densa. Questa è città, perché noi viviamo in modo urbano in questi territori. La città metropolitana di Bologna concentra cose molto differenti, pezzi di Appennino, di pianura, città, cose più piccole, villaggi. Ecco, tutta questa è la città di oggi, che noi dobbiamo pensare nel futuro. Un futuro nel quale, sempre qui a Venezia, i rischi, nel caso veneziano, come sapete, è l'innalzamento del livello del mare, ma anche le inondazioni sempre più frequenti, sempre più importanti, che mettono in discussione il modo nel quale abbiamo costruito questa città, come dicevo, la città di oggi. Dove, per esempio, rispetto a come disegnavamo le città nel passato, dobbiamo cominciare a disegnare la rete delle acque, ma in modo fine, cercando di capire che questa città, la città di cui io sto parlando, sia costruita seguendo le acque. Non ha potuto totalmente disconoscere quel grande progetto idraulico che era stato la sua base, la base anche della sua ricchezza, dell'organizzazione del suo territorio, sia costruito insieme a questo reticolo, che oggi contiene un capitale fisso, importantissimo, e questo è città, questo non è qualcosa che è fuori dalla città, ma anche un'attenzione a disegnare la città disegnando anche ciò che sta sotto il suolo della città, il suolo, il sottosuolo, tutto quello che si muove sotto il suolo, il fatto che sia un suolo che può essere vivente, non sempre lo è, molto spesso nelle città è un suolo completamente morto, distrutto, ma anche in quelle che noi chiamiamo le nostre campagne il suolo è completamente distrutto. E quindi immaginiamo un progetto per la città che sia coerente all'idea, per esempio, di un suolo vivente, il che implica immaginare progetti di rigenerazione di questo suolo. In questa città, nella città della quale io parlo, per esempio nel caso di Venezia, il 70% della superficie è coltivata, è ancora oggi coltivata. Queste sono le nostre metropoli, sono dei giacimenti incredibili, sono degli ibridi, sono luoghi nei quali coltiviamo, nei quali possiamo avere foreste, nei quali abbiamo molto spazio da dedicare all'acqua, nel quale anche ci sono le nostre case, le nostre imprese e così via. Ecco, io credo che oggi noi abbiamo bisogno di un progetto per questo tipo di città e questo non l'abbiamo ancora elaborato. Adesso vi mostro qualche immagine rapidamente che cerca di illustrare questa ipotesi, che la città, cioè la città di cui sto parlando, sia una risorsa rinnovabile. Questo è un progetto che si sta realizzando da ormai 15 anni in Bretagna, nella città di Rennes, per una parte di città per circa nuovi 12.000 abitanti, più 2.000 o 3.000 posti di lavoro, che abbiamo disegnato insieme a Bernardo Secchi e che adesso stiamo realizzando un po' per volta.
un'area industriale e militare in corso di dismissione, inquinata, il suolo completamente coperto da calcestruzzo. Però in qualche caso alcune parti molto alberate che i militari hanno mantenuto. Un progetto che nasce da un rilievo dei biotopi, che cerca di occupare le aree che sono oggi le aree sterili, quelle in cui non c'è natura, che mantiene invece quelle che sono già oggi aree verdi, nel quale il progetto non arriva proponendo un'idea messa a punto altrove, ma si costruisce con una descrizione minuziosa di quel pezzo di territorio. Dico tra parentesi che per capire la città di cui sto parlando noi abbiamo bisogno di esercizi di lettura e di descrizione molto profondi, molto aperti, senza pregiudizi. Dobbiamo cominciare a guardare in faccia la città della quale parliamo. In questo caso, quindi, un progetto che nasce in modo situato e che costruisce una condizione, un abitare in città, essere in città, vivere in città e allo stesso tempo abitare un parco. Questa è una delle parti dense di questa nuova parte di città, dove gli alberi che vedete sono evidentemente alberi che sono rimasti lì, perché in ogni modo abbiamo cercato di mantenerli. Dove tutta la raccolta delle acque piovane viene fatta in modo superficiale, quindi la gestione delle acque diventa un modo essenziale per costruire nuova biodiversità, nuovi spazi pubblici, e l'immagine che vedete a destra, in basso, fatta una fotografia scattata pochissimo tempo dopo la realizzazione di questa parte, mostra che in un attimo, anche in un luogo privo di suolo, nel quale abbiamo aggiunto pochissimo suolo fertile, con l'acqua, con il fatto che ci sono spazi che raccolgono l'acqua, la biodiversità si sviluppa veramente in un battibaleno. Abbiamo naturalmente riutilizzato tutti i suoli, abbiamo tolto la frazione più inquinata, ma per il resto abbiamo riutilizzato i suoli industriali per costruire una nuova topografia, per ripensare la relazione tra la città esistente e questa nuova parte. Abbiamo mantenuto, come dicevo, degli spazi assolutamente incredibili all'interno della città. Si abita all'interno di un bosco e tutto è disegnato in funzione di questo. Anche una strada che attraversa un bosco non sarà disegnata come la solita strada che immaginiamo in un ambiente urbano. E il 50% di questi alloggi è sociale o comunque, in modo ampio sono alloggi sociali, e solo 50 sono sul libero mercato. E questo dà, come dire, anche un segnale rispetto all'idea di inclusione di cui parlavamo prima. Ci sono città che fanno ancora grossi sforzi per mantenere questa inclusività e l'essere davvero accessibile a tutti. Ogni luogo merita un progetto. Quando si attraversa un viadotto, pensiamo che lì gli adolescenti possano, per esempio, fare skater. I vecchi capannoni che vengono riutilizzati diventano luoghi culturali. Una valletta completamente persa, dove in realtà c'erano problemi di inondazione, viene totalmente rinaturalizzata e recuperata e diventa un nuovo spazio pubblico, un nuovo spazio di connessione tra il nuovo quartiere e la città. Le vecchie ferrovie, i vecchi binari diventano spazi percorrere, percorsi, e tutto questo costruisce veramente delle condizioni di vivere insieme alla natura. La mobilità si appoggia a questa ricchezza naturale, e naturalmente immaginiamo e abbiamo sviluppato soprattutto i movimenti a piedi, i movimenti in bicicletta, e le strade si fanno piccole, proprio molto ridotte, il minimo necessario per il passaggio di un'automobile, e il trasporto pubblico. In questo quartiere non solo c'era fin da subito un trasporto pubblico, ma anche una metropolitana sta per essere inaugurata. Questo è un quartiere appunto di rigenerazione, no? Come noi diciamo, ma è una rigenerazione che tocca a tutti i livelli, tocca la città, tocca i suoli, tocca la vegetazione, tocca anche le pratiche, per esempio la produzione, le attività economiche che sono anch'esse comprese all'interno di questa parte, che anch'esse vengono disegnate come parti di città che un giorno potrebbero anche diventare altro, ma
potremmo decidere anche di abitare in spazi come questi, perché sono disegnati con la stessa cura con la quale disegniamo, per esempio, le aree residenziali. E questo quartiere, che è stato premiato come appunto ecoquartiere, ha avuto il premio per la natura, è un parco della memoria perché contiene, per esempio, in questa nuova topografia anche una parte dell'inquinamento che viene messo in sicurezza e non viene esportato in altri luoghi, ma lasciato sul posto. Bene, adesso passo, quindi, disegnare la città oggi, uno sforzo di descrizione importante per capire che cos'è oggi la città, ed è molto simile dappertutto nel mondo, nonostante le differenze. Ma anche disegnare oggi avendo il lungo periodo. Allora, per questo io credo la situazione attuale è molto interessante, per quanto estremamente difficile e problematica. Perché è proprio in questi momenti che i discorsi che noi facciamo, i concetti che muoviamo, devono essere ripensati. Quindi questo è un momento veramente di rifondazione del discorso sulla città e sul progetto per la città. Noi abbiamo cercato negli anni passati, e continuiamo e continuo oggi, a tentare di costruire queste nuove figure del discorso, parlando di territori isotropi, di città porose e di metropoli orizzontali. Sull'isotropia torno brevemente ai territori della città diffusa del Veneto, ma questo discorso potremmo farlo anche per l'Emilia-Romagna. Un progetto dell'isotropia che si appoggia al fatto che le infrastrutture, le grandi e piccole infrastrutture, ma soprattutto le microinfrastrutture, sono diffuse, non sono concentrate. Quindi quando Paul Romer prima diceva che c'è bisogno di più città, ma noi abbiamo delle città estese, abbiamo già le città e abbiamo già reti estesissime, reti dell'acqua, reti per la mobilità, reti anche energetiche. E quindi la città è già lì. Dobbiamo solamente disegnarla, dobbiamo convincerci che lì c'è un progetto innovativo che non è contro la sostenibilità. È anzi un progetto più resiliente, non è immaginando di concentrare tutto in un solo punto o in alcuni pochi punti sul pianeta che risolveremo i problemi che noi abbiamo, che sono anche problemi territoriali. Tra l'altro i pedologi ci dicono che il vero motore, l'unica possibilità, l'unica vera strategia per reagire appunto al cambiamento climatico, nell'ipotesi di mitigare, quindi non di adattarci, di mitigare, è il suolo non costruito. Quindi questo suolo non costruito, con un'agricoltura differente da quella attuale, potrebbe dare un contributo determinante alla lotta contro il cambiamento climatico. Certo, l'agricoltura dovrebbe cambiare e quindi ci vuole, come dire, un'energia pari a quella che mettiamo nell'idea di cambiamento delle città, nel cambiamento anche dei suoli che oggi coltiviamo, che dovrebbero essere coltivati in modo diverso, essere molto più coperti, molto più vegetati, molto più articolati, ricchi e così via. Non ho il tempo di entrare nei dettagli, se volete ne possiamo parlare, ma strategie che riguardano lo spazio dedicato all'acqua, ma anche la possibilità di pensare scenari senza l'automobile. Questo è un grande cambiamento nelle pratiche, nelle nostre pratiche, è un grande cambiamento tecnologico, ma possiamo immaginare di vivere nelle città che abbiamo senza avere l'automobile? Certo che possiamo. Dobbiamo cambiare alcune delle nostre pratiche, dobbiamo immaginare più trasporto pubblico, dobbiamo avere più movimento, muoverci di più, camminare di più, andare più in bicicletta, ma questo è possibile. E quindi questo, per esempio, implica liberare milioni di metri quadrati di superfici che sono oggi dedicate solo alle automobili, quasi sempre asfaltate, e quindi demineralizzare lo spazio e disegnare diversamente lo spazio, riqualificarlo, rigenerarlo. La seconda immagine, il secondo concetto, metafora, è quello della porosità, la città porosa. Un'immagine che abbiamo utilizzato nella costruzione di una visione per la Grande Parigi è un'immagine complicata. La porosità implica un rapporto tra interno ed esterno, tra ogni corpo e gli altri corpi.
Quindi implica relazioni sociali e non solamente una permeabilità rispetto all'acqua. E, nel caso di Parigi, l'immagine precedente rapidamente mostrava un po' tutte quelle cose che non vorremmo mai avere vicino a casa nostra. I grandi quartieri di alloggi sociali, i cimiteri, le grandi infrastrutture. Ecco, tutto questo corrisponde in modo abbastanza semplice alle aree più rosse, che sono quelle dove si concentra la parte più povera della popolazione della Grande Parigi. Cioè, effettivamente, c'è un'ingiustizia nello spazio, nel disegno, nella costruzione dello spazio, e possiamo riconoscere che effettivamente i più poveri stanno lì dove lo spazio è il peggiore, il peggio disegnato, quello che ha condizioni di abitabilità inferiori. E qui c'è una responsabilità, no, rispetto a questi punti, che riguarda proprio il disegno della città. Allora, una serie di strategie per immaginare il progetto di una città porosa: investire nei luoghi significativi della città, qui la porosità sociale, l'aspetto più importante, luoghi significativi per le diverse popolazioni che abitano le grandi metropoli. C'è una grandissima varietà di popolazioni, ma non tutte si riconoscono negli spazi ufficiali. E quindi immaginare che in questa metropoli porosa i luoghi significativi per le diverse culture, per le diverse religioni, per le diverse posizioni possano avere un'uguale dignità. E quindi un trasporto pubblico, per esempio, che le possa servire e rendere tutte accessibili. Un progetto di spazio, come dicevo, per l'acqua e per le relazioni biotiche. Anche un progetto per gli spazi a rischio della Grande Parigi, che si trovano, per esempio, rispetto al rischio di inondazione, lungo i fiumi. Sapendo che oggi i grandi quartieri che si stanno realizzando a Parigi sono quasi tutti lungo la Senna, perché è lì che c'erano le grandi zone industriali, e quindi è lì che oggi stiamo costruendo un nuovo rischio. La nostra ipotesi molto provocatoria era quella di dire: forse lì ci sarà un grande parco e non tanto un luogo di densificazione urbana. O ancora un progetto di percolazione della biodiversità, ma anche un progetto nel quale i parchi non siano elementi di separazione. I parchi, gli spazi verdi, sono spesso utilizzati come dispositivo per separare e non per unire. Si separano in questo modo le aree più ricche dalle aree meno ricche, i diversi tipi di popolazione. Allora, per questo forse bisogna lavorare i bordi di questi parchi, perché siano molto più permeabili, molto più accessibili, perché diventino appunto spazi di integrazione e di interazione. E quindi, lavorando su questi bordi, possiamo immaginare antiparchi, nel senso di cose che vengono prima del parco, nel quale nuovi servizi, anche delle nuove densificazioni, possono essere immaginate. E questa è la penultima strategia. Il progetto di una città porosa non può che essere un progetto di stratificazione, che assume appunto il carattere stratificato della città, e nel quale, quando ci sono problemi di adattamento, per esempio immaginare edifici che consumano di meno, oppure lavorare sulla mescolanza tra produzione e le altre attività e la residenza, che questo sia un'occasione per riutilizzare tutta quell'energia grigia, quell'embodied energy, che si trova oggi già lì nelle nostre città. E quindi immaginare davvero, e qui sono i vari tipi di tessuti nel caso della Grande Parigi, scenari di un riciclo al 100%. L'idea della città come risorsa rinnovabile è molto legata a questo aspetto, alla possibilità di poter riutilizzare, adattare, riaggiustare. In questo senso l'Italia non è la peggiore, anzi, anche perché abbiamo avuto molti anni di crisi, abbiamo costruito un po' di meno rispetto ad altri paesi dove le città stanno esplodendo, e quindi abbiamo cominciato a capire il senso del riuso, del riciclo, oltre al fatto che abbiamo città molto stratificate rispetto ad altri continenti. Ma questo è veramente uno scenario radicale che forse non riusciamo ancora ad immaginare nella sua capacità appunto di modificare il modo di progettare la città. Ed infine, il progetto di una città porosa è il progetto di una città connessa, come diceva prima Paul Rome, di una città connessa e permeabile, dove
trasporto pubblico e diverse mobilità possono coesistere e consentire appunto di muoversi dappertutto, a tutte le scale, pur per esempio non avendo un'automobile. Questa è una sfida grossa, importante, che cambierà, credo, molto delle nostre città. E quindi uno sforzo di riconnettere, no? di per esempio immaginare marciapiedi lunghi 8 chilometri. Immaginiamo dal centro di Parigi di arrivare fino a Saint-Denis, una parte della periferia, luoghi che oggi vengono concepiti come separati. Bene, stendiamo un tappeto, immaginiamo di fare luoghi di connessione, spazi di connessione. E infine il terzo concetto sul quale abbiamo molto lavorato è quello dell'orizzontalità, l'idea di una metropoli orizzontale. Paul Romer parlava prima della piattaforma, della città come piattaforma, di queste reti. Ecco, ma come sono distribuite queste reti? Sono molto dense in un luogo e per nulla dense, se non disconnesse in un altro luogo? O invece questo carattere di città estesa, come quella di cui vi sto parlando, implica che ci sia una distribuzione di queste reti isotropa e che quindi il carattere appunto di questa città, di questa metropoli, possa essere non verticale, come la metropoli del passato, Parigi appunto, ma invece orizzontale, cioè che consenta effettivamente a tutte le componenti della città metropolitana, di questa urbanizzazione estesa che va anche al di là della metropoli, di avere la stessa accessibilità ai servizi, ai beni, le stesse possibilità di scelta rispetto ai lavori, al modo di abitare. Ecco, noi abbiamo ragionato di questo tema in una capitale che è Bruxelles, che sta in una delle parti più dense dell'Europa, e dove questa metropoli orizzontale quasi esiste. Muovendosi tra Bruxelles, Fiandre, una parte della Vallonia, siamo all'interno di questo mondo urbano, ben connesso. Il trasporto pubblico è molto efficace. Le città hanno rapporti tra di loro di, non solo di competizione, ma anche di solidarietà, una solidarietà antica che si è costruita nel tempo lungo, dove Bruxelles non ha mai avuto il ruolo della grande capitale, quindi un territorio orizzontale in questo senso, le relazioni tra le diverse parti, e dove i problemi più grossi non stanno nella parte meno densa della città, ma stanno proprio al centro della città, perché è lì che si concentrano i problemi sociali principali, e quindi dove abbiamo pensato una serie di progetti che non ho il tempo di mostrarvi. Questo ragionamento sulla metropoli orizzontale continua in una ricerca che ha toccato una serie di altri luoghi nel mondo, tra Cina e Veneto, oppure tra, faccio solo passare rapidamente le immagini, tra Boston e Losanna, valli alpine, nel quale appunto interrogarsi su come sia possibile oggi, visto che siamo urbani, visto che anche abitando in una valle alpina di fatto pratichiamo lo spazio, la città e il territorio da urbani, come sia possibile che tutti questi urbani in qualche modo godano degli stessi diritti. E per questo prima parlavo della solidarietà tra territori, che secondo me in questo momento non abbiamo. L'Italia stessa ha 2/3 della sua superficie, ormai che consideriamo territori marginali, e quindi quando parliamo di città io vorrei che parlassimo di tutto questo, della capacità che ha lo spazio e il progetto dello spazio di essere non solamente un supporto, non solo di essere un capitale, ma di essere veramente un agente di trasformazione nella direzione di una emancipazione. Grazie.